Quali abitudini possono migliorare la vita? Le abitudini sono comportamenti e schemi che si manifestano in modo predefinito. Alcune abitudini consolidate sono quelle che ti permettono di svolgere attività quotidiane come fare la doccia, lavarti i denti e prepararti per uscire al mattino. È interessante fare caso al fatto che segui queste routine ogni giorno senza pensarci troppo. Le tue abitudini quotidiane inconsce liberano spazio nel tuo cervello per svolgere attività più complesse di risoluzione di problemi e analisi. Ognuno di noi ha delle abitudini e diverse di queste vengono attivate ogni giorno. Io le classificherei in tre gruppi. Le abitudini a cui non facciamo più caso perché sono diventate parte integrante della nostra vita, come ad esempio lavarsi i denti o vestirsi. Le buone abitudini per migliorare la vita, da implementare per avere più successo, come ad esempio mangiare sano, fare esercizio fisico oppure leggere dei libri. E poi le abitudini dannose, come procrastinare, fumare oppure mangiare troppo. Ma cosa sono e quali sono le buone abitudini? Le buone abitudini sono quelle che ti avvicinano alla tua vita migliore e sono fondamentali per raggiungere il successo e la felicità. Tuttavia, per quanto le abitudini siano importanti, alcune persone non sono consapevoli del loro potenziale trasformativo. Di solito l'enfasi è posta sulle cattive abitudini da eliminare, ma è altrettanto importante concentrarsi sulle buone abitudini da coltivare nella propria routine quotidiana. Con questo video ti parlo di 8 buone abitudini per migliorare la vita, da implementare per stare meglio, essere più felici e sani e per avere più successo. Iniziamo! Ma prima, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del mio canale. Io sono Margherita, Keto Nutrition Specialist e Diet Coach, e in questo canale ti parlo del mio approccio all'alimentazione chetogenica e di strumenti e strategie che ti aiutano a tornare in forma e ritrovare il tuo naturale ed innato equilibrio. Se tutto questo ti interessa, puoi iscriverti al canale e attivare le notifiche. Inoltre, per avere tanti altri consigli che condivido esclusivamente via email con i membri della mia community, puoi andare al link in descrizione. Troverai tante risorse gratuite come guide, meal plan di esempio e altri strumenti utili da poter scaricare. Non perderle perché sono davvero super interessanti. Ma torniamo a noi e alle nostre 8 buone abitudini da implementare. La prima, inizia la giornata con la meditazione. Questa pratica ti aiuta a stare e a vivere il momento presente. Di conseguenza ti consente di essere più consapevole delle diverse situazioni durante la giornata. Nel corso della giornata infatti possono scatenarsi diversi fattori di stress e la meditazione aiuta a mantenere la calma prima di affrontare le sfide. Personalmente mi aiuta a elaborare strategie, a pensare in modo creativo e la meditazione in via definitiva credo che sia una buona abitudine da avere se si vuole essere connessi a ciò che è significativo nella propria vita. Sii poi grato per ciò che hai. Non è raro perdere tempo a pensare a ciò che non è abbastanza nella nostra vita. L'unica strategia per smettere di concentrarsi sui problemi è concentrarsi su ciò che si ha. La gratitudine è una via collaudata per il successo, la salute e la felicità. Riorienta l'attenzione su ciò che si ha rispetto a ciò che ci manca. Prova a scrivere ogni giorno un elenco di cose per cui sei grato in una sorta di diario della gratitudine. Oppure prendi l'abitudine di pensare ad una cosa per cui sei grato quando vai a letto la sera. 3. Sorridi. Quando si sorride si detta il ritmo di una vita più felice. Un sorriso genuino è una buona abitudine da avere se si vuole trovare la pace emotiva e mentale. Il sorriso induce il rilascio di molecole che aiutano a combattere lo stress e sappiamo che lo stato fisiologico del corpo determina ed influenza quella che è la nostra mente. Quando ci si accascia o si assume un'espressione triste, la mente diventa più infelice. Al contrario, sorridendo si comincia a sentire un nuovo livello di vitalità. 4. Fai esercizio fisico quotidianamente. Una delle buone abitudini da avere è quella di allenare quotidianamente il corpo e i muscoli. Non è necessario correre una maratona o sollevare manubri pesanti. È sufficiente dedicarsi ad attività che ossigenino il sangue e liberano endorfine nel corpo, cercando di dedicarsi all'esercizio almeno 15 minuti ogni giorno. 5. Gestisci bene il tuo tempo. Un'altra buona abitudine è quella di gestire il proprio tempo in modo efficace. Questo ha un grande impatto sui tuoi risultati. La gestione del tempo è ciò che separa chi ha successo dal resto del mondo, perché tutti possediamo la stessa quantità di tempo ed è invece il modo in cui si sfrutta il tempo a determinare la qualità della vita. 6. Stabilisci i tuoi obiettivi giornalieri. Tutti abbiamo degli obiettivi, sia che riguardino il lavoro che la vita privata. E la verità è che tutti tendiamo verso una particolare direzione.
Tuttavia, mentre gli obiettivi a lungo termine possono offrire proprio questa direzione, sappi che sono gli obiettivi quotidiani ad essere essenziali per il tuo successo e la tua felicità personale. Gli obiettivi a lungo termine possono non darti la motivazione necessaria per andare avanti, ma quando metti in pratica quotidianamente le tue azioni fondamentali, diventi entusiasta e puoi superare le sfide che derivano dall'affrontare obiettivi e sfide più grandi. 7. Cerca la tua ispirazione. Di solito è difficile essere ispirati e sentirsi bene per un periodo di tempo considerevole. A volte ci si scoraggia e si ha voglia di rinunciare ai propri obiettivi quando le cose non vanno come previsto. Un approccio pratico per mantenere il controllo della situazione è quello di mantenersi ispirati ogni giorno. Quando ti svegli al mattino, ad esempio dopo aver meditato, guarda dei video motivazionali oppure lasciati ispirare dalle storie delle persone che ammiri di più. L'ispirazione è il carburante dei risultati, perché quando si riesce a concepirli nella propria mente, si possono realizzare. E infine, gestisci il tuo budget e monitora le spese, anche piccole. Non si può parlare di buone abitudini senza parlare del risparmio e della gestione delle spese. Ricorda che una piccola perdita affonda una grande nave. È facile non dare importanza alle piccole spese, ma la verità è che tutte queste si sommano sempre. E questo succede quando non si riesce a fare un buon bilancio. La redazione di un bilancio personale, anche semplice, è una buona abitudine che può avere un impatto significativo sulla tua vita. Concludendo, cerca di iniziare a sviluppare buone abitudini per avere una qualità della vita migliore. Quanto più velocemente coltiverai queste azioni quotidianamente, e tanto più velocemente potrai raggiungere i tuoi obiettivi. E ora tocca a te, fammi sapere con un commento qui sotto quale di queste abitudini implementerai fin da subito perché pensi possa avere un impatto maggiore sulla tua vita. Io spero che questo video ti sia piaciuto e se così è stato fammelo sapere con un like. Noi ci vediamo alla prossima!